Kate. Dan, come sono felice di sentirti. Come stai, tesoro mio? Il tuo viaggio è andato bene? Ti sei sistemata? Lungo, faticoso e umido, ma va bene, sto bene. Soprattutto quando tu... Tutto procede come previsto? Sì, ecco, veramente no. Non è proprio quello che mi immaginavo. Sai, qui tutto è talmente diverso. A proposito, cara, sono riuscito a liberarmi per domani pomeriggio. Verrò a prenderti all'aeroporto. Spero che il volo da Parigi non sia troppo in ritardo. Ci aspettano i Goldberg verso le 20 in punto. Tesoro, temo che tu abbia solo il tempo per una doccia e per cambiarti. Dan, dubito che domani sera potremo andare dai Goldberg. Non ti preoccupare, Kate. Sarai perfetta, come sempre. E poi tu stai bene con qualsiasi cosa. Dan! Devo prolungare il mio soggiorno qui. Ci sono alcuni imprevisti, capisci? Insomma, Kate, non è che una semplicissima fabbrica di giocattoli. La vendita non sta andando come previsto. Sono costretta a rimanere un altro po'. Dan, non sei arrabbiato? Kate, insomma, non puoi farmi questo. I contratti Goldberg valgono comunque milioni di dollari e... Lo so, mi rincresce molto. Vacci senza di me, io rientro appena posso, te l'assicuro. Bene, ti devo lasciare, ma ti richiamerò presto. Ti bacio, tesoro. Servirebbe una chiave. Buongiorno, signora. Che bel giardino ha. Non me ne parli. Da quando il mio giardiniere automa si è rotto, le erbacce stanno invadendo tutto quanto. Lei non immagina che lavoraccio. Non so più a che santo votarmi. Bisogna dire che qui a Valadilen non siamo abituati a fare a meno degli automi, però da quello che si dice sembra che non avremo scelta.
Mammut, tu disegni Mammut per Momò? Ma sei tu, Momò? Mi hai spaventata. Cosa ci fai tu qui? Momò vuole disegno di Mammut come quello di Hans. Mi spiace, ma non ho con me i disegni di Mammut. Tu prendere carta, matita e disegnare Mammut per Momò. Beh, non ti arrendi certo facilmente. Ti ricordi di me? Sono Kate. Disegnare Mammut per Momò, per favore. Penserai che sono sfacciata a entrare in casa di persone che non conosco. È il mio lavoro che mi obbliga a forzare un po' le cose. Non preoccuparti, non disturberò nessuno. Momò non preoccupato. Anna gentile, mai arrabbiata. No, questo è certo. Anna non si arrabbierà più. Momò, devo andare adesso. Magari ci vediamo dopo. Grazie, Momò contento. Ora segui Momò. Momò svela segreto a Kate.
Eccoti, Momo. Che fatica, mi hai fatto fare un bel giro. Ma è vero, è incredibile. Momo venire spesso qui. Momo piace fare cerchi in acqua. Dimmi, Momo, venivi spesso qui con Anna? Eh? Anna vuole bene, Momo. Anna vuole bene, Hans. Anna, in viaggio. Deve essere divertente vivere in un villaggio pieno di automi. Automi, il lavoro di Hans. Lavoro difficile. Ma quando Momo è grande, Momo come Hans. Automi, amici di Momo. Sei uno strano ragazzino, Momo. Eppure credo di capire perché Anna Vorarlberg si è affezionata a te. Momo assomiglia a Hans. Momo molto fiero. Dimmi, Momo, davvero pensi che il fratello di Anna sia ancora vivo dopo tutto questo tempo? Anna ha sempre detto Hans partito, ma Hans tornerà, forse. Bene, ora che siamo arrivati, cosa facciamo? Kate e Momo lanciare sassi in acqua. Smettila, Momo. Sono sicura che la nostra presenza qui ha un legame con la grotta. Momo, Kate, amici. Perché mi hai portata qui? Mammut bambola nella grotta. Molto importante per Hans, detto Anna. Grotta? Non vedo nessuna grotta. Momo non dice bugie. Momo, devo andare adesso. Magari ci vediamo dopo. Deve essere bloccato. Dovrei farmi aiutare. Momo, ho ancora qualcosa da chiederti. Momo, ascolta. Puoi aiutarmi, per favore? A fare cosa? Aiutami ad aprire lo sbarramento. Momo, forte. Potremmo usare uno dei remi di quella vecchia barca come leva. Ma come afferrarlo? Gah, questo remo è sporco e bagnato fradicio. Gah, questo remo è sporco e bagnato fradicio. Momo, ho ancora qualcosa da chiederti. Momo, ascolta. Ho avvicinato il remo. Fai il bravo bambino e trasportalo per me. Momo, d'accordo.
Momo, ho ancora qualcosa da chiederti. Momo, ascolta. Puoi aiutarmi, per favore? A fare cosa? Vorrei tanto che tu mi aiutassi ad aprire lo sbarramento. D'accordo, Momo forte. Momo molto forte. Grazie mille, Momo. Sei tu? Beh, sì, chi vuoi che sia? Non avevo riconosciuto la tua voce. Deve essere la distanza. Allora racconta, com'è l'Europa? Che fortuna, a me queste cose non succedono mai. Non hai niente da invidiarmi, Olivia. Per ora l'Europa si riduce per me a un piccolo villaggio sperduto e neanche molto accogliente. Inoltre la questione si sta complicando. Adesso c'è anche un erede da rintracciare. Lo so, ho parlato con Lynn che ha incrociato Joss, che stamattina ha preso un caffè con il grande capo. Non sembrava per niente contento. Il suo cliente ha l'appuntamento domani e quando Marston gli dirà che il contratto di vendita non è ancora stato firmato, benedirai l'oceano che c'è tra te e il capo. Senza dubbio. Bene, tu come stai? Novità al lavoro? Abbiamo perso il processo Feralù. 5 mesi che sgobbavo su quella dannata pratica. Mi ricordo. Allora, per scaricare i nervi, sono andata da Bloomingdale's. I saldi sono cominciati ieri. Beata te. Cose da pazzi, Kate. Da pazzi, ti dico. Sai il top in seta blu? Indovina quanto l'ho pagato? Non lo so. 250. 200. $140. Sbrigati a tornare e ci andremo insieme. Come se dipendesse da me. Beh, ti devo lasciare. Ci sentiamo presto? Voglio essere tenuta al corrente nei minimi particolari della tua emozionante avventura. Olivia, basta. Ti abbraccio. Anch'io. Stai attenta. Promesso.